Namaste, io sono Ace the Brave, bentornati ad un altro episodio di Roller Coaster Tycoon 3. Siamo al secondo scenario che si chiama Corsa all'Oro e l'occasione di accumulare profitti sfruttando questa zona mineraria instabile e abbandonata per ospitare degli ottovolanti ribassati. Se vuoi continuare ad avere visitatori, i tuoi ottovolanti dovranno compensare l'altezza limitata con il brivido puro. Vediamo un po' che cosa dobbiamo fare in questo scenario. In sostanza, dobbiamo fare 3 ottovolanti di livello minimo 4, che siano lunghi almeno 3,70 e l'incasso medio di 700. Inoltre dobbiamo ripagare il prestito. Queste sono altre missioni che però sono tutte contenute. Informazioni di servizio qua e là. Sto registrando con Fraps, non con XSplit, perché così potete vedere il puntatore in mezzo allo schermo, e abbiamo questo parco. In questa missione, in questo episodio, completerò lo scenario, mentre ci sarà un altro episodio dedicato a questo parco in cui metterò le cose che avete suggerito voi e lo completeremo in un certo senso. Quindi andrò a fare a mettere i nomi di attrazioni. In questo gioco si può dare nome a qualunque cosa, alle attrazioni, ai lavoratori, ai negozi, alle persone. Se io clicco su una persona posso cambiare il nome. Questo si chiama Simone G, ma potrebbe essere qualcun altro. Quindi potete scrivere tutto quanto nei commenti a questo episodio, e farò un altro episodio in cui personalizzerò il parco che ho finito. Lo continuerò praticamente con tutte le vostre personalizzazioni, un episodio di nuovo alla volta. Vediamo che cosa abbiamo in questo parco. Abbiamo il pericolo dinamite, lo mettiamo in fase di test, 4 e 6, facciamo 3 e mezzo, 3-6, vai. Ok, vediamo anche i soldini, come siamo messi. Stiamo guadagnando praticamente niente perché era tutto chiuso. Vorrei andare a vedere lo staff del parco. Ok, non c'è nessuno, quindi mettiamo un meccanico almeno e 2 manovali. Vediamo anche di educarli. Grazie anche per tutti quanti i consigli che mi state dando. Cercherò di seguirli qua e là, quindi non preoccupatevi se non li seguo, ma credo di sapere quello che faccio. Tra l'altro potete personalizzare ad esempio i meccanici, i nomi, ma anche i colori. Non so, possiamo fare un meccanico rosso anziché di un altro colore, e vedete che abbiamo varie cose che possiamo mettere all'interno di questo parco. È un parco a tema corse minerarie. Abbiamo un'altra attrazione che è il come si chiama? Tuffo nel pozzo minerario, 2,7, direi di aumentare un attimino il prezzo a 2,3 e possiamo aprirla. E vediamoci questa, mettiamola pure in prova, facciamoci un giretto, che è la missione miniera ed è, come vedete, un bel trenino. Mettiamoci qua, sì, vediamo un po' di che cosa si tratta. Mi sembra anche abbastanza lunga e con, in teoria, un livello di divertimento abbastanza elevato. Sembrerebbe un 5, un 6. Adesso vediamo di che cosa si tratta. Scendiamo giù. Ok, un bel giretto. Scendiamo giù di qua. Scendiamo giù di qua, bello. Tra l'altro a me piacciono un sacco. Il mio stile è quello di cercare di fare le attrazioni un po' una dentro l'altra, nel senso che è una cosa che mi piace molto proprio da progettista, cercare di far interagire le varie attrazioni tra di loro e non semplicemente qua ce n'è una e qua ce n'è un'altra. Preferisco molto di più quando si intrecciano un pochino e in modo che chi va sul trenino può guardare quelli che stanno per essere lanciati da qualche altra parte. Ci sono alcune attrazioni di Gardaland che sono fatte così. Una è il Sequoia Adventure, che è stato costruito praticamente dentro lo spazio dove c'è la montagna russa storica, e quindi credo si chiami ancora Magic Mountain o qualcosa del genere. Ok, quindi abbiamo questo, vediamo di dargli un prezzo, 6,50, 6,69, perfetto, vai. Ok, abbiamo queste attrazioni intanto che ci faranno guadagnare qualcosina. Non vedo negozi, c'è un'area qua dietro che non serve a niente, che potrebbe essere l'area negozi. Ci sono un paio di personaggini che vedete sparano, sono tutte quante meccanici, oppure c'è il tipo che fa il lazzo qua in mezzo. Vediamo di sfruttare questa parte per metterci un paio di negozietti, anche se non ci vogliono, mi piace farli
lo stesso, facciamo questa strada qua, facciamo questa strada qua, qua non c'è spazio, quindi facciamo così, così, via questo e dentro questo. Ok, birra di radici è arrivata, togliamo anche questi, facciamo, ampliamo un po' questa zona, facciamo così, così, così. Ok, il nostro primo roller coaster direi di farlo, di sfruttare l'altezza come ci viene detto all'inizio dell'episodio e magari lo facciamo girare qua attorno, potrebbe essere il caso. Uno sarebbe bello anche farlo arrivare tipo così. Quindi pensiamo al primo roller coaster da fare qua. Vediamo che cosa abbiamo che, con che cosa abbiamo a che fare. Prima però vediamo di mettere le informazioni. Tra l'altro con shift, premendo shift posso spostarle in altezza come potete vedere. Posso fare tipo una roba sopraelevata. E con Z invece le ruotiamo, quindi posso sfruttare un pochino questa cosa per sistemare al meglio. Abbiamo le informazioni, come vedete anche le informazioni posso darci un nome, ma come con tutto, io posso modificare da informazioni 1 a qualcos'altro. Mettiamo dei bagni qua, anche i bagni possono essere modificati con un titolo di qualche tipo. Tipo mi scappa la cacca o qualcosa del genere. Mettiamo un pronto soccorso. Mettiamo un bancomat. Bancomat lo mettiamo qui. Mi va bene qua. Mettiamoci un paio di stradine anche qua dietro. Ops, no, questa non è una stradina di quelle che intendo io. Qua l'albero lo lasciamo, però lasciamo pure questo piccolo passaggio particolare. E vediamo ancora. Possiamo metterci la bisteccheria qua in mezzo. Vedete, sto premendo shift in modo che posso metterla qua. Facciamo così. E la apriamo. Abbiamo le bibite, facciamo la limonata. E la mettiamo qua. E abbiamo l'altra che è la birra di radice, che possiamo mettere qua. Ok, e quindi abbiamo questi piccoli tre stand che possiamo guardare con anche tutti quanti i personaggini che vendono nel nostro parco. Molto molto carina questa cosa e qua cominceranno ad acquistare. Quindi abbiamo una piccola area, facciamo anche... vediamo di sfruttare un po' quest'area. Facciamola un po' più grande, magari tutto questo potrà diventare un grosso edificio tipo mezza palafitta, qualcosa del genere. Mi piacerebbe avere il roller coaster in questa zona, che da qua scende giù e fa il giro. Quindi aumentiamo ancora un pochino questo. Magari facciamo ancora una cosa ancora più figa, che sarebbe fare una cosa del genere. Poi facciamo forse un po' troppo spazio. Facciamo così. Qua basta tenere premuto per modificare l'inclinazione. Praticamente avete una, due o tre inclinazioni. Mi piace di più sfruttare due inclinazioni perché abbiamo la rampa, mentre con tre abbiamo la rampa di scale. Semplicemente è una questione estetica. Qua facciamo così e così, così e così. E qua ci stanno due negozi. Vediamo se sono belli da vedere. I cappelli western che andiamo a mettere qua sopra, se riesco a girarli giusti. Eccolo qua. E qua sopra dovrei riuscire a mettere il copricapo indiano. Appena riesco a trovare la posizione. Non posso metterlo lì? Ci sta, ma ci sta qua sotto e non mi piace. E no, allora rivediamo un po' questa cosa. Questo mi va bene, questo non mi va bene, questo no, questo no, questo no. E mettiamolo qua. Allora, i capelli li mettiamo qua. Copricapi. Sì, sto facendo, sono già delle cose estetiche, ma è giusto un piccolo assaggio di quello che vedrete magari negli altri episodi. Questi vanno bene, questo lo togliamo da qua un attimo. Posso spostarlo? No, allora facciamo direttamente così. Sì. Lo eliminiamo, lo spostiamo qua vicino. Perfetto, lo apriamo.
E qua ci possiamo mettere, che ne so, un... Abbiamo qualcosa di scenario anche? Vediamo, scenario, scenario, scenario. Un arciere animato. Ah, li mettiamo però in giro così. Possiamo metterlo qua sopra. Vedete che c'è un bel po' di roba. Possiamo metterci allora un pezzo di questi. Molto molto semplice. Intanto gente che vomita in giro per la strada. E qua non so, possiamo metterci un... beh, non un'insegna e basta, ma... possiamo metterci un bel bisonte animato. Ci sta? O dobbiamo metterlo sul terreno? Sì, dobbiamo metterlo per forza sul terreno, quindi non ci sta qua. E immagine personalizzata. Possiamo mettere anche il mio loghetto in giro se vogliamo. Cosa mettiamo qua? Vedete che abbiamo il muro del ranch, il set, il muro di città del west. Quindi abbiamo un bel po' di robe che possiamo costruire. Beh, direi che possiamo anche lasciarlo così adesso. Un'altra cosa che voglio vedere è il. Quindi abbiamo tutta questa zona e adesso direi che può partire il nostro coaster direttamente qua. Anzi, facciamo... sì, mi va bene così. Ok, partiamo col nostro roller coaster. Vediamo che cosa abbiamo. Iper ottovolante, mega ottovolante, mini ottovolante, ottovolante a cuore. Prendiamo... topo scatenato. Questo mi piace un sacco. Vediamo che cosa abbiamo. E anche quanto lunghi sono. Questo è lungo 429, 364, quindi non va bene. E proviamo questo, vediamo quanto grande è, giusto per farci un'idea di quanti giri dobbiamo fare. Direi che è perfetto. ZZ, possiamo metterlo già qua, forse? No, troppo alto. E potete anche vedere più o meno come funziona, ma adesso vedremo di costruirne uno. Allora, partiamo con... forse mettiamo il burro d'arachidi. Visto che l'abbiamo appena sbloccato, mettiamo il burro d'arachidi Reese, appena lo trovo. Non è qua? Ho sbloccato il burro d'arachidi, ma non c'è il burro d'arachidi, va bene. Allora, questo ottovolante, facciamo il topo scatenato. Vediamo di metterci all'altezza giusta. Ok, va bene qua. Non qui, non qui, ma qui. Spero di essere all'altezza giusta. Sì, forse sono uno un po' più in basso. Posso attivare le altezze 5,50. Qua si possono fare così. Lì è 6. Ok, devo alzarlo ancora di uno. Quindi facciamo... attiviamo queste. Andiamo a 6 e mezzo e la mettiamo qui. Facciamo una. Allora disattiviamo questo e adesso facciamo un po' la trazione. 1, 2, 3, 4, 5. Questo è un kart un po' particolare, un roller coaster un po' particolare perché ha i vagoni singoli, che sono questi 5. E come potete vedere dal montaggio ha solo controllo di rotazione, piccola curva sopra l'inclinata da una parte oppure dall'altra, che sono fatte così. Allora, questo ha la caratteristica di avere appunto di avere tante curve e di avere questo controllo di rotazione. Che cos'è? Se noi facciamo una curva, ad esempio, facciamolo pure subito. Guardate un po' cosa succede. Non posso farla così grande, no. Non possiamo passarla in mezzo, ovviamente no. Quindi torniamo indietro, mi va bene questa cosa, però vorrei farla leggermente più avanti. Facciamo così, 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 così. Guardate cosa succede alla rotazione, vuol dire che girerà su, cercherà di girare su se stesso in sostanza. Possiamo metterci senza distruggere il terreno, magari? No, così lo distruggiamo in pieno. Andiamo dritti. Facciamo una curvetta con... curvetta parabolica? Da questa parte ci sta subito? Ah, ho paura di distruggere il terreno. Proviamoci. Ok, è riuscita perfetta. Vedete che ruota su se stesso? Quindi il nostro... faremo le curve ruotando su noi stessi e facendo un po' di casino. Qua mi va benissimo. A che punto sbucchiamo? Siamo sopra questa parte, quindi va bene. Mi piacerebbe tipo mettermi a fare una curva così. No,
troppo. Allora facciamo un po' di salita. Giusto per arrivare fin qua. Vediamo se perde un po' di velocità. Ok, quello che volevo fare è questo e mettiamo qua un controllo di velocità, un controllo di rotazione, in modo che adesso, vedete, rimane fisso a guardare qualcosa, in questo caso a guardare verso l'esterno. Quindi praticamente cosa posso fare? Posso fare, non so, così. Possiamo andare anche in verticale, tra l'altro, con questo. E possiamo fare la curva nell'altra direzione. In modo che facciamo la curva praticamente guardando in su. Adesso. Vedete, siamo fissi. Sto guardando in su, perfetto. Proprio quello che volevo. Qua sblocchiamo di nuovo la rotazione. Cosa possiamo fare ancora? Possiamo fare. Sarebbe carino andare tipo qua sotto, di nuovo. Poi tornare da questa parte. E poi tornare così. Quindi fare così, così e così. Fortuna che vedete il mouse adesso. Allora, qua possiamo fare questa curva, scendere ancora un attimino in modo che possiamo passare sopra la gente. Perfetto. Così è un po' troppo, quindi torniamo dritti qua. Una curva da questa parte, non possiamo farla, no. E allora torniamo ancora indietro di uno. No, qua siamo già troppo bassi. Allora torniamo dritti qua. Ah, qua sono sopra, ok. Allora facciamo così. Così. Non possiamo farlo, quindi possiamo fare così. 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 Alla faccia del giro. Qua possiamo fare un'altra curva? Forse un pelino prima? No, qua dobbiamo fare per forza. Qua stiamo rasentando, quindi forse riusciamo a fare avanti, no, avanti di uno e poi fare la curva così. Qua mi va bene, dobbiamo ancora fare un giro e tornare su praticamente. Quindi va bene dritto. Facciamo un controllo di rotazione, vediamo se vale la pena. Allora, qua giriamo, blocchiamo. Facciamo questo giro, scendiamo giù, sblocchiamo. Gira, gira. Un sacco di giri qua. Qua dobbiamo ribloccare in qualche modo, quindi riblocchiamo pure. Vediamo in che direzione abbiamo bloccato, tra l'altro. Qua ho distrutto un po' il terreno. Blocchiamo dritti, tra l'altro. Riusciamo a fare una curva? Quanto vicini siamo? Del tipo che non posso piazzare niente. Peccato. Questa curva lenta mi piace molto, peccato che non posso farla così tanto. A meno che non allungo un pochino questo. Qua sto devastando il terreno, ma dopo vedremo di sistemarlo. Ci sta questa curva qua. Ok, vediamo subito se riesce a fare questa cosa, questo che arriva. Curva lenta, lenta, lenta. Perfetto. Qua ruotiamo, però prima di fare questa cosa, quanto in avanti posso andare? Ah, ok, proprio devo fare questa curva. Va bene, allora qua controllo di rotazione, ci sblocchiamo un'altra volta, facciamo una curva in discesa da questo lato. Torniamo dritti. Ah, distrutto qua anche, peccato. Non mi piace la curva in discesa. Allora dritti, però di qua. Ok, dritti di qua, curva di qua. No, dritti ancora, curva. Adesso possiamo scendere un pochino. Ce la faremo a passarla sotto? Troppo bassi. Ok, così va bene. Vediamo come arriva. Va bene così, giriamo.
Adesso dobbiamo arrivare qua sopra però. Come faremo ad arrivare là sopra? Facciamo una bella catena verticale. Poi torniamo dritti. Andiamo dritti. Adesso a che altezza siamo? Siamo quasi all'altezza giusta. Vediamo di fare la parte finale con un'altra catena e facciamo giù, avanti. Curva, curva, giù, avanti, curva, curva, giù, avanti, curva, curva. Quanto bassi siamo? Ok, siamo già abbastanza sotto, quindi in teoria basta fare ancora curva, curva. Avanti, avanti, curva, avanti, avanti, avanti. Proviamolo, non so se riuscirà, ma possiamo pure provarlo. Guardate qua quanto ruoterà la telecamera, tra l'altro, adesso. Ah no, questo è senza rotazione della telecamera. Mi interessa sapere intanto il percorso. Che non è male. Quello è una curvona un po' dura da sopportare, anche questa, quindi forse devo addolcire un po' le curve. Qua veniamo catapultati sopra e qua finiamo facendo un po' di rotazione ancora. Ok, deve essere bella intensa questa cosa. Vediamo cosa ci dicono i risultati. 6,98, che è altissimo. Nausea media intensità, babam, 8,50, che però funziona lo stesso. È una cosa per adulti, de decisamente, e quindi non ci saranno tanti bambini in questo parco, ma va bene lo stesso. Mi prendo un attimo per sistemare il terreno e arrivo subito. Ecco fatto, possiamo ritornare pure alla costruzione. Ho semplicemente modificato un pochino, anche se è un po' brutto da vedere, ma dovrebbe essere abbastanza a posto adesso. Vediamo di aggiungerci l'entrata e l'uscita. Entrata e uscita. Ci sta qua. Aggiungiamo anche questo e questa entrata qua. Sì, me lasciamo pure questa, che così teniamo quella unica. Ok, abbiamo una coda abbastanza lunga. Questo ha bisogno di un nome, vediamo intanto. Qua continua ad essere 7, che è altissima come cosa. Mettiamo 6 e mezzo. Tra l'altro, quanto lungo è? Perché dovrebbe essere lungo abbastanza. 6 e mezzo. Quanto lungo sei? 510, perfetto. Possiamo pure avviarlo dopo che abbiamo finito con i colori. Questi sono i colori della fila che non mi interessano. Anzi, sì, mi interessano, mettiamo giallo, giallo e marrone. Servono più che altro per la scritta iniziale. E su questo stile voglio cercare di mettere anche questo, perché così da non dare troppo nell'occhio. Facciamo giallo. Ma sì, abbastanza bene, dai. Proviamo verde. Oddio, questo facciamo marrone. Questo facciamo verde. Giallo e verde non è bruttissimo. Direi che possiamo lasciarlo e qua ci mettiamo verde e verde. Ok, così abbiamo i nostri topastri che vanno in giro. Direi che possiamo anche aprirla. Ok, e avviamo pure. Siamo direttamente apprendista, che appunto abbiamo finito la prima parte che avevamo già praticamente completato. Ci mancava solo un altro ottovolante da aprire e l'abbiamo aperto subito. Adesso dobbiamo accumulare un po' di soldi e ripristinare il prestito, che è molto semplice perché sono solo 1000 il prestito, l'ho visto prima. Eccolo qua. Basta avere un po' di guadagno. In questo momento ho costruito un sacco di attrazioni, quindi sono in perdita. Proviamo a aumentiamo questo e basso attrito. Parti se arriva un altro treno. Vai, questo mi interessa, che ci siano pochi kart in stazione. Facciamoci un altro giretto.
stavolta curvando. Questa è la curva verso l'alto. Adesso cominciamo a ruotare di brutto. Scusate se vomiterete tantissimo mentre state guardando il mio video. Tra l'altro passiamo anche davanti alle file degli altri, e questo mi piace un sacco. Questo oscilla un po' di qua e di là e abbiamo la parte finale che tra l'altro la guardiamo mentre scendiamo. E adesso comincia il delirio di rotazione. Abbiamo una rotazione, un dritto, una rotazione, un dritto, perfetto. E siamo davanti al topo scatenato rotante. Direi molto bello. Abbiamo bisogno di guadagnare qualcosina. In questo momento siamo in perdita, ma è appena iniziato il mese. Vediamo cosa riusciamo a fare con i biglietti. Intanto, come vedete, abbiamo già 800 di biglietti di attrazione, quindi abbiamo già completato anche il livello successivo praticamente. Ovvero il livello magnate, perché abbiamo bisogno di 700. E quindi l'unica cosa che ci manca è fare un altro ottovolante di questa lunghezza e intensità. Potrebbe essere uno che va. Questa zona mi piace, quindi facciamo così. Iniziamo subito a lavorarci a questo con i soldini che abbiamo. Tiriamo via un po' di cose che sono qua. E facciamo allora una strada che fa così e così. Anche se qua, vabbè, ci sono un paio di panchine, ma le togliamo. Qua potrebbe essere la stazione e potrebbe fare andare in giù da questa parte e girare qua sotto. Potrebbe essere carino farla girare qua sotto, fargli fare un paio di cose qua, farlo girare per esterno in modo da tagliare anche un po' questa e poi tornare su. Potrebbe essere un'idea. Che cosa usiamo per fare questo? Usiamo il mini ottovolante? Caccia il coccodrillo. Intanto cosa abbiamo come teste? Mini slittino, mini automobile, forma di cannone. Oddio, la forma di cannone è un drago. Facciamo il drago. Vediamo quanto grande è. Questo è 700 metri, lunghissimo. Quanto grande sei? Ok, però la dimensione più o meno è quella che voglio, quindi mi va bene. Quanto costi? Mini ottovolante, 1.900, neanche tanto. Quindi iniziamo costruendolo da qui, allora. Quindi costruiamolo pure a questa altezza per adesso. Facciamo da qua, ovviamente. Possiamo fare le curve S, le spirali, la caduta a 95 gradi, che credo sia un drop enorme. E vediamo di fare allora le stazioni, 1, 2, 3 e 4. Dovrebbero bastare? 3 vagoni per treno. Non male. Da qua possiamo anche andare in verticale così. Ma vediamo di fare. Questa strada qua però non va bene qua. Allora togliamo un attimo anche questo qua, questo qua, questo qua, questo qua, questo, 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 questo. Ok, allunghiamo un po' la strada magari. Ok, in modo che qua può starci un po' meglio, anche se potrei fare una doppia stazione o qualcosa del genere. Torniamo intanto sulla costruzione del coaster. Eccolo qua. Riusciamo ad andare ancora un po' più in alto? No. No. Dritti? No. Allora dobbiamo andare un po' più in alto. Dritti? No. Allora, intanto ci vuole la catena. Proviamo ad andare dritti con. Non mi piace tanto sto spazio. Diciamo che ci siamo, però non va bene così piccolo. Allora, facciamo stazione. La mettiamo. Facciamo la stazione qui. Qui, qui. E qua siamo arrivati. Quindi in teoria basta fare così. Ah, se fosse qua il posto sarebbe ideale. Questo è quello che vuole essere il ritorno, mi sa. Perché l'andata vorrei farla un po' più. Anzi, no, potrebbe essere qua tutto quanto. Iniziamola così. Quindi tiriamo via, scusate, tutto quanto. E la ricominciamo. Mettiamo pure in corso, che così possiamo guadagnare un po' di soldini nel frattempo. Allora, stazione la mettiamo
Qui. Adesso andiamo in su. Adesso andiamo. Ce la farò prima o poi. Qua. Su, su. Dritto, dritto. Giù, giù, giù. Ok, quello che dobbiamo fare però è partire da qua di nuovo e aggiungerci la catena. Quindi così, su, su, dritto, e anche qua la catena ci andrà. Ok, e adesso partiamo. Allora, giù, 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 giù. Perfetto, proviamo a metterci. Bello che possiamo fare questa curva qua, quindi facciamo così. Troppo bassa. Questa è giusta? Spacco il terreno? Sì, spacco il terreno. Facciamo così. Grande spirale. Questa mi ispira, però sono un po' troppo. Questa mi va bene. Non dispone di abbastanza fondi. Ok, abbiamo bisogno di recuperare un po' di soldi. Tanto mettiamolo pure. Impossibile creare mini vagoni. Ah, giustamente. Abbiamo bisogno di un po' di soldi, quindi facciamo passare un po' di tempo. Almeno per questo, così possiamo avviarla intanto. Abbiamo detto che vogliamo questo. Proviamo a vedere intanto come si muove sta cosa. Sarebbe carino farlo passare qua sotto. Comunque la fila qua c'è. Adesso basterà aspettare un po' di tempo per accumulare un po' di soldi. Qui scende, si inclina e adesso devo cercare di fare questa curva qui. Non è male sta curva, eh. Solo che dobbiamo aspettare un po' di tempo, quindi ci rivediamo quando avrò un pochino di soldi in più. Ok, sono praticamente 2 secondi dopo perché ho avviato e mi sono ricordato che ho ancora il prestito da ultimare, quindi basta usare il piccolo trucchetto che completate il prestito, cioè lo restituite e subito dopo lo richiedete. Quindi basta aspettare un attimo che funzioni questa cosa e poi possiamo avere i soldi per completare anche questo secondo coaster. Questo mi piace un sacco come è venuto fuori. Adesso vediamo di fare questo, magari non troppo eccessivo, diciamo. In teoria basta fare un po' di curvette qua e là, farlo almeno di 300 metri e forse è adatto ai bambini, se no magari faremo in seguito, faremo anche jotter per bambini. Intanto vediamo di fare così, così siamo a livello magnate, hai ricevuto la possibilità di intensificare la ricerca che non mi interessa purtroppo, però possiamo fare tipo prendere il prestito a 5.000 e intanto andare avanti. Torniamo sui tempi normali, facciamo allora questa curva qua, mi va bene. Quanta velocità ho in questo momento? Possiamo fare questa spirale, no, spirale grande, no. Facciamo che torniamo dritti. Ok, facciamo che facciamo una curva S di qua. Ci incliniamo. La sto incastrando qua dentro, ma non ci sta. Sì, non è veloce ancora. Quindi facciamo. L'ideale sarebbe farla arrivare qua dietro in qualche maniera. Quanto siamo distanti? Ancora abbastanza. Facciamo così. No, dovrei prendere più velocità. Allora, facciamo questa curva qua.
questa curva qua. Ok, torniamo sul dritto. Torniamo sul dritto in alto. Dritto così. E adesso facciamo un bel drop di quelli belli seri. Ok, così siamo qua a terra praticamente. Benissimo, facciamo una curva S da questa parte. Facciamo un bank, no, non mi piace. Facciamo allora un bank sopraelevato. Qua possiamo fare una bella curva. Possiamo tornare dritti. Qua facciamo. Vediamo il treno che arriva, intanto magari cambiamo i colori, facciamolo, per contrasto facciamo l'arancione, per ora. Ok. Vediamo che arriva, allora fa questo giro qua, curva, sale su, fa un bel saltone qua. E adesso una curva in salita che diventa un'altra curva. Non mi piace tanto questa cosa, quindi facciamo ancora. Facciamo dritti. Andiamo giù, giù. Incliniamoci dall'altra parte. Facciamo così. Dovevo distruggere il terreno un'altra volta, se no non sono contento. Su. Dritti. Facciamo ancora una curva bank. Riesce ad arrivare fin qua? Sale su, curvo da una parte, curvo dall'altra. E adesso abbiamo l'ultima parte che è tornare qua sopra praticamente. Dovrebbe bastare come lunghezza. Sì, non è eccessivamente lungo, quindi vediamo di fare tornare normali. Andiamo giù, 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 giù. Ok, sono proprio al limite, quindi torniamo indietro, indietro. Avanti, avanti, avanti. Ok, facciamo che arriva fin qua. Riesce ad arrivare fin qua, secondo voi? Vediamo subito. Che magari facciamo l'ultima parte qua dietro. Allora, scende giù. Prima curva a sinistra. Destra. Drop. Piccola curva sopraelevata. Scendiamo giù di nuovo. Salita. Doppia curva in piano. Scendiamo giù. Torniamo su. Prendiamo la catena. Facciamo questo pezzo in catena che andiamo a velocizzare perché sennò non finisce più. Facciamo basso attrito, così abbiamo un coaster abbastanza lungo e arriviamo qua sopra. Qua sopra come continuiamo? Torniamo qua, torniamo sul dritto e togliamo la catena, curva. No, dobbiamo tenerci la catena, anzi facciamo giù. Togliamo la catena, adesso devo cercare di praticamente sistemarlo qua. Questa cosa mi sa che dovrò tirarla via.
Mettiamo i freni. Freni e freni di bloccaggio. Freni. Facciamo un freno a 3, 6. Ah, qua bisogna fare la curva S. E qua ci mettiamo qualche stazione in più, magari. L'entrata qua e l'uscita qua. Vediamo se riusciamo a mettere un po' di carte in più. 4. Proviamo a farci un giro. Tra l'altro ho messo tutto, sì. Ok, vai. Dobbiamo fare il giretto da qua. Scendiamo giù. Piccola curva. Salita, discesa. Giro di qua. Proviamo a sistemare il terreno, facciamo subito. Torniamo su. Questo che ci lancia abbastanza. E ultima parte con le spirali. Abbastanza semplice, dai. I freni non ci sono neanche praticamente, quindi mi va benissimo. E riusciamo a mettere due treni? No, non possiamo cliccare su due treni. Colori. Allora, colori. Tanto 5,85, 87, 5,98, va tutto bene. Voglio vedere la... Ok, 509, quindi ci siamo. Aggiungiamo i colori che mi piacevano sul tema del verde, però verde così, esatto, verde questo e facciamo verde acqua e verde acqua. Non male come cosa, dà un tema un po' colorato da questa parte, però va bene. E facciamo la strada così. Questa diventa un po' inutile, quindi cosa facciamo? Facciamo giusto... questo siamo troppo vicini. Devo fare questo qua. Ok, non ci sta qua sopra. Un attimo solo che cerco di fare questa cosa. Un'altra delle cose è anche fare questi che sono... abbiamo la possibilità praticamente di metterli in questa maniera in modo che siano carini da vedere in sostanza. Così abbiamo il nostro treno che passa sotto oppure avremo tutte quante una serie di cose che si intersecano in qualche maniera. Ok, così abbiamo la possibilità di andare da una parte e dall'altra. Mettiamo anche la fila. Per questo costo lo facciamolo pure così. Così abbiamo la gente che passa sopra. Il coaster mi va bene anche con questi colori. Il prezzo abbiamo detto che è 5,90, quindi facciamo 5,5. E apriamolo in modo che possiamo completare la missione a livello magnate. Abbiamo un nuovo autovolante disponibile, nel senso che se non sbaglio abbiamo sbloccato uno di questi, praticamente, da qualche parte. Forse addirittura quello del... no, dell'autovolante miniera non ci sono. Ok, comunque abbiamo finito lo scenario. Questo è il parco com'è adesso. Abbiamo sfruttato pochissimo dello spazio a disposizione. Guardate qua quanto ce n'è. C'è tutto questo, tutto questo, tutto questo. E ancora... Penso ci sia anche questa parte qua da acquistare. Quindi un sacco di cose da poter fare. Scrivete qua nei commenti. Varie suggestioni, varie cose che volete mettere all'interno del... di questo parco e di altri parchi, avete la possibilità di nominare un sacco di cose. Che dirvi? Io sono Ace the Brave, ci vediamo al prossimo episodio. Namaste and be brave!